Allora, un paio di temi della campagna elettorale del PD delle ultime ore valgono la pena di essere approfonditi, perché io non so se la questione sia insultare per forza Giorgia Meloni e diciamo dimostrare così che non si hanno molti argomenti, oppure se la questione sia che il Partito Democratico crede davvero alle cose che sta dicendo e scrivendo, nel qual caso sono diciamo molto peggio di quanto credessimo. Allora, punto primo, ieri pubblico il video di uno stupro avvenuto a Piacenza. Ai danni di una signora ucraina da parte di un richiedente asilo. Pubblico il video per esprimere solidarietà alla vittima, per condannare l'accaduto e ovviamente per chiedere giustizia. La sinistra insorge perché secondo loro la pubblicazione di quel video è una lesione della dignità della vittima. Ora, atteso che io ho preso quel video da uno dei principali quotidiani italiani, atteso che, poiché sono molto attenta a queste cose, ho pubblicato quel video solo ed esclusivamente perché non si vedeva nessuno, in realtà non si riconosce nessuno, non si riconosce la vittima, il video è sostanzialmente oscurato. La cosa che mi lascia francamente molto perplessa è che quelli che usano questo tema per attaccare me, perché ho espresso solidarietà a una vittima di stupro e ho condannato il suo aggressore, non ritengano di fare altrettanto. Non spendono una parola di solidarietà verso questa signora ucraina stuprata e non spendono una parola di condanna verso il suo stupratore. Parlano di me, attaccano me, dicendo che io ledo la sua dignità. Enrico Letta, la lesione della dignità non è la condanna di uno stupro, è lo stupro. Perché di questo non parlate? Forse perché altrimenti rischiate di dover fare i conti con il fatto che la sicurezza nelle nostre città è fuori controllo anche grazie alle surreali politiche di immigrazione che avete portato avanti in questi anni? Secondo tema, ancora più surreale. Faccio un video qualche giorno fa dicendo che se Fratelli d'Italia andrà al governo intende investire moltissimo sullo sport, perché lo sport è lo strumento migliore per combattere i fenomeni di devianza giovanile. Faccio l'esempio della piccola Islanda, di un'isola che aveva tassi altissimi anni fa di tossicodipendenza, abuso di alcol tra i giovani e che ha avviato una politica di sostegno allo sport orizzontale per tutti e oggi è una delle nazioni più virtuose in tema di corretti stili di vita e ha fatto passi da gigante. Risposta di Enrico Letta. Viva le devianze. Ora, io non so, non lo voglio dire con le parole mie. Se voi aprite internet, Wikipedia dice che le devianze sono comportamenti che violano le norme. Ancora meglio, il sito adolescenza.it è un sito che si occupa chiaramente dei fenomeni dei ragazzi visti da un punto di vista scientifico, diciamo così. Ci spiega meglio il tema delle devianze giovanili, dicendo: in adolescenza tali comportamenti si possono manifestare con modalità che si differenziano per persistenza e gravità da atteggiamenti più di natura oppositiva, quali il disobbedire o mentire, la violazione delle leggi, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti, il vandalismo e la violenza contro la persona. Enrico Letta, viva le devianze!